Un benvenuti a tutti allo stadio comunale di Brusaporto per la settima giornata del campionato di Serie D Girone B. Oggi in campo la squadra di casa, il Calcio Brusaporto contro gli ospiti del Villa Valle. Andiamo a vedere le due formazioni per la squadra di casa: Aceti, Siciliano, Berbeni, Zaccariello, Suardi, Micheli, Zambelli, Forlani, Alberti, Tirelli e Socna. Ovviamente l'allenatore Filippo Carobbio per il Villa Valle, Rota, Melsua, Guidelli, Lisciai, San Severino, Colferai, Maritato, Meic, Sek, Paris, Del Carro, allenatore Amadeo Magnone, arbitrerà il signore Branzoni di Mestre, assistenti Gatto di Collegno e Savasta di Bra. I due capitani sono allo scambio dei gagliardetti e del sorteggio. I capitani per le due squadre saranno per il Calcio Brusaporto, come ben sappiamo, Dario Suardi, e invece per il Villa Valle Giulio San Severino. Il primo tempo il Brusaporto attaccherà da sinistra a destra il Villa Valle, da destra a sinistra. In questo momento si stanno eseguendo anche le foto di diritto. Gli assistenti di gara intanto iniziano a controllare le reti, vedere se sarà per tutti, se sarà tutto ok. E andiamo a vedere i precedenti di queste due squadre. Il Brusaporto reduce da una vittoria di 3-0 contro la Real Calepina in casa della stessa ultima squadra, a segno Alberti, Forlani e poi ancora Alberti. Invece il Villa Valle reduce anche lui da una vittoria per 2-1 in casa del Breno. Tra l'altro, la prossima squadra che il Brusaporto dovrà andare a affrontare: gol di Martini e Sec. Tutto pronto, manca solo il fischio di Branzoni. Il primo pallone sarà affidato alla squadra ospite del Villa Valle in vesti giallorossi. Il Brusaporto maglia bianca con dei ritocchi di giallo e di blu come suoi colori ufficiali. Arriva in questo istante il fischio del direttore di gara De Guidelli, che allunga il primo pallone, ma c'è la difesa giallo-blu. Occhio perché c'è ancora il Villa Valle con Guidelli. Ricomincia dall'Eshuai. Palla a cercare Colferai contro Siciliano. Bravo Siciliano a recuperare il pallone. Zambelli cerca di andare via dall'avversario, ma recupera palla il Villa Valle con l'Eshuai. Zaccariello in possesso di palla. A terra Siciliano. Palla fuori dopo neanche 30 secondi. Siciliano già a terra. Speriamo che non sia nulla di che. Ricordiamo il ragazzo classe 2003. Sembra dolorante. C'è bisogno anche dell'intervento dello staff medico per il numero 2 del Calcio Brusaporto. Un brutto contrasto proprio ai danni di Siciliano. Siciliano ha convertito il ragazzo classe 2003, un ex Crema, uno dei migliori terzini giovani in circolazione nel campionato di Serie D. Per ora, per lui, 24 match disputati in questa categoria. Intanto è intervenuto il massaggiatore del Calcio Brusaporto per vedere come sono le condizioni di Siciliano. Si vanno già a scaldare nel frattempo Curtinovis e Manny. Si rialza però il numero 2 del Calcio Brusaporto. Sembra tutto ok, ancora un po' dolorante. Si riidrata anche Alberti. Dovrà uscire però prima della ripresa del gioco. Sarà rimessa a Villa Valle. Presumiamo che il pallone tornerà però nel possesso gialloblu. Ed è così, con molta spontaneità, San Severino ridà il pallone ad Aceti. Il Brusaporto può ricominciare anche questo match. Un minuto di interruzione per la brutta botta ai danni di Siciliano. Aceti, lancio lungo nella zona del Toro Alberti, che la lascia andare vicino a lui Tirelli. Occhio però perché c'è ancora il Brusaporto con Forlani, palla lunga per mettere in moto Tirelli, troppo lunga però, sarà rinvio dal fondo per il Villa Valle affidato a Stefano Rota. Si piazzano in fase di possesso palla per il Villa Valle i terzini difensori tra i più importanti, Paris, si fa vedere anche Guidelli, la chiama però, vuole il pallone anche Colferai. Gioca a corto Rota da Paris, palla lunga del numero 28 a cercare Sek, ed è troppo lunga però il pallone, sarà rimessa laterale per il Calcio Brusaporto, rimessa laterale affidata a Berbeni. Non ci arriva però Alberti, sarà ancora rimessa laterale per il Calcio Brusaporto, l'ultimo tocco di Meic. Alberti a muro, recupera palla Guidelli.
Leitch, ancora Brusaporto però che recupera nuovamente il pallone con Suardi, cambio gioco nella zona di Tirelli, stop di petto, allontana il pallone però un giocatore di Villavale, ma la palla era uscita in precedenza, quindi rimessa laterale per la squadra ospite. Rimessa sarà affidata a Del Carro. Ricomincia il Villavale con il possesso di palla. La vuole Guidelli, preferisce andare da Rota. La vuole anche Colferai, rischia molto Rota. Era intervenuto Alberti che ha preso anche una botta. Nel frattempo rimessa laterale per il Villavalle. Altra brutta botta per un giocatore al calcio Brusaporto. Questa volta ai danni di Alberti. Vediamo se sarà tutto bene per il numero 9 del Brusaporto. Ma non c'è bisogno dell'intervento dello staff medico, si rialza il Toro. Si riprenderà, ricordiamo, da una rimessa laterale per il Villavalle. Sul punto di battuta c'è Liusciai che rilancia a lungo nella zona del bomber del Villavalle. Ricomincia il Villavalle con un possesso palla con Del Carro. Porta palla numero 23 vicino a lui Guidelli che viene servito, si fa vedere tra le linee anche San Severino. Palla lunga di qui del Villavalle a sponda verso Sec. Sec può puntare il tiro dell'ex Brusaporto, palla alta sopra la traversa, lui e Guidelli, due ex del Villavalle per il Brusa. Sarà l'invio dal fondo per il calcio Brusaporto. Alla battuta Aceti. Micheli, Aceti, porta palla al numero uno del Brusaporto, Berbenni, palla lunga di Tirelli, Alberti che fa da sponda, aspetta un movimento di qualche suo compagno, poi larga il pallone in modo spettacolare verso Siciliano, che può puntare Siciliano, la vuole anche Zaccariello, sbaglia però l'apertura Siciliano, può ripartire il Villavalle con un'azione, però una ripartenza fermata grazie all'aiuto difensivo di Zambelli. Ricomincia però il possesso palla dei giallorossi con Guidelli. Make. Rischia molto però il Villavalle perché era intervenuto Tirelli, secondo l'arbitro però con un fallo. Si incaricherà della battuta del calcio a punizione Francesco Del Carro. Ricomincia da Paris. Liusciai. Vicino anche Colferai. Fa via Liusciai. Ricomincia da Paris. Guidelli tra le linee. Ancora Villavalle con Del Carro. Palla a cercare Make. Ora Sec. Cambio di gioco deviato però da Guidelli. Può ripartire il Brusaporto con Socna. Da solo però Socna riesce a girarsi e a guadagnare il fallo. Bravo il numero 11 a Brusaporto. Sembrava quasi non essersi neanche accorto del fischio del direttore di gara. Calcio di punizione affidato a Zaccariello che gioca veloce a Suardi. Siciliano. Ancora Suardi. Micheli. Zaccariello. Ancora vicino a lui Suardi che può ricominciare il giro palla a Brusaporto. Zaccariello, Siciliano, si fa vedere Zambelli, preferisce Socna che perde il pallone con l'intervento di Colferai, ma la palla è uscita, rimessa laterale per il Brusaporto, affidata a Siciliano. Tutto libero Suardi, servito, ricordiamo la coppia difensiva del Brusaporto di quest'anno, è Suardi e Micheli. Purtroppo la prima giornata Brusaporto in fase difensiva ha perso un importante punto. Come Beduschi, occhio però perché Brusaporto ora può attaccare con Tirelli, il cross in mezzo di Tirelli, deviazione, palla allontanata da Colferai, Rota o Socna, la prende però il numero uno del Villavalle, buono il primo squillo del calcio Brusaporto, ricomincia subito però il Villavalle con una ripartenza con le Sciai, Guidelli, palla lunga di Guidelli nella zona di Maritato, ma la palla però Maritato è partita in posizione di offside, fuori gioco quindi per la squadra di casa. Si incarica la battuta su Ardi, Zaccariello, Berbenni,
Vede il movimento di Alberti, caduto solo. Occhio però perché attaccare il brusaporto con Alberti. Alberti va verso il fondo, Alberti, il cross in mezzo, arriva Sokna! E c'è la parata di Rota, ma sarà calcio d'angolo per il calcio brusaporto. Eccolo, il primo squillo della squadra di casa. Dopo poco più di 8 minuti il brusaporto c'è ed è vivo. Ottima l'azione di Alberti. Stava arrivando Sokna, buono il suo tiro. Grandissima parata però di Rota. Sarà quindi calcio d'angolo per il calcio brusaporto. Si incaricheranno della battuta sia Forlani che Zaccariello. Si allontana però il numero 4 in 6 a saltare. Parte Forlani, non bellissimo il cross, c'è Zaccariello, Sokna, cross di Sokna che è quasi un tiro. Rota si concreta che il pallone uscisse. Sarà rinvio dal fondo per il Villavalle. Stefano Rota, Leon, classe 2003, 6 partite, 10 reti subite, 2 clean sheet, tra l'altro una nota di demerito, una munizione, rinvio lungo, in questo caso proprio di Rota, la spizza del carro, sec, fallo però a favore del brusaporto e danni di Zaccariello. Parte troppo veloce brusaporto con Berbeni, recupera palla il Villavalle, bravo Zambelli a recuperare il pallone. Aceti, Suardi, Siciliano, la vuole Zaccariello, rischia Siciliano ma se la cava Suardi. Aceti, Micheli e Zaccariello vicino, porta palla numero 5 brusaporto, Micheli, ancora Suardi, tutto libero sul lato di destra Siciliano. Zaccariello a muro verso Aceti. Aspetta un movimento magari di qualche attaccante. Porta palla Aceti. Zaccariello. Ancora Aceti. Rinvio lungo di Aceti. Nella zona di Sokna. La spizza Sokna. Alberti. Che può puntare. Perde il pallone ma c'è ancora preso porto con Zambelli. Zaccariello. Allarga il pallone verso Berbeni. Ha un'autostrada davanti a lui. Berbeni porta il pallone. Può pensare al tiro. Poi la scarica verso Tirelli. Rientra Tirelli, Zaccariello, Zambelli tutto libero sulla destra, può pensare al cross ed è così, il cross in mezzo a cercare Alberti, allontana però il Villavalle che può ripartire con Sanseverino, attacca il Villavalle con Make, contro Zaccariello, arriva anche Zambelli, recupera palla Zaccariello, fallo però ai danni di Alan Make. Sarà quindi calcio di punizione per il Villavalle. Mentre sono passati 11 minuti di gara, ricordiamo il risultato fermo sullo 0-0. Uno squillo molto importante per il brusaporto all'ottavo minuto con le azioni di Alberti che poi serve Sokna. Parata di Rota. Riparte il Villavalle ma la palla torna subito alle mani giallo e blu. Aceti, pronto a gestire il pallone. Tante scelte per lui in questa fase di costruzioni. Porta un po' il pallone. Dice Siciliano di aspettare. Berbeni, Micheli a campo e lo sfrutta, guadagna anche fallo il numero 6 del brusaporto, richiamato Sacre. Pronto Micheli alla battuta, serve Aceti, scende nella linea difensiva Suardi, si fa vedere anche Berbeni. Porta palla Aceti. Lancio lungo a cercare Zambelli. Intercettato però. Ancora brusaporto che può attaccare con Tirelli. Zaccariello vicino. C'è Berbeni. Il cross in mezzo di Berbeni. Vicino a lui Sokna. Palla allontanata dalla difesa del Villavalle ma c'è ancora brusaporto con Sokna. Che può crossare. Il cross in mezzo. Zambelli sul primo palo. Alberti allontana Guidelli. Ancora brusaporto. In questo caso con Berbeni. Vicino Tirelli. Servito, può pensare al cross numero 10 preso a porto ma preferisce Micheli. Suardi, Siciliano libero, anche Zaccariello servito quest'ultimo. Suardi a disposizione anche Aceti, bravo però Suardi a vedere in questo caso Tirelli. Micheli attacca, Micheli anche difensore,
palla a cercare Zambelli, che si inventa una rovesciata a cercare Alberti, ma la palla finisce nelle mani di Rota, che rilancia subito lungo a cercare Colferai. Bravo Michele a intercettare il pallone, a mandare il pallone in rimessa laterale. Rimessa laterale sarà affidata a Melsuau. Anzi no, rimessa laterale affidata del Carro. Aspetta un movimento di qualche suo compagno, si fa vedere Sanseverino. Disponibilità anche di Secche, preferisce però Meice. Altra rimessa laterale per il Villavalle. Ancora la battuta del Carro. Rischia molto il Villavalle perché intercetta palla Alberti. Zaccariello, anticipato Alberti, può ripartire il Villavalle sull'out di sinistra, vicino a Colferai. Servito col contro siciliano, vuole andare verso il fondo, in Bruno c'è il Villavalle, cross in mezzo, bravo, siciliano presente come un muro, rimette la palla nel fallo laterale. Si incaricherà della battuta della rimessa laterale Lusciai. In area di rigore anche Sec. Palla a cercare proprio l'1 momento del Villavalle. Suardi intercetta. Allontana siciliano. Mette in moto Alberti. Alberti contro Paris. Recupera palla Alberti. Con esperienza guadagna rimessa laterale. E si prende anche gli applausi del comunale di Brusaporto. Rimessa laterale per la squadra di casa. Con il punto di battuta siciliano. Zambelli. Ancora siciliano. Zaccariello. Preferisce Suardi a Micheli. Si fa vedere tra le linee Zambelli. Tutto libero. Il cross in mezzo a cercare Alberti. Deviato però da Lesciai. Intercetta la palla Rota. Ricomincia subito il Villavalle con Guidelli. Porta palla numero 4 della squadra ospite. Del Carro. Ancora Guidelli. Del Carro. Rischia molto però Villavalle, recupera palla per supporto con Alberti. Tirelli può puntare vicino a lui. Alberti sbaglia lo stop, ancora viva la palla, Zambelli, c'è il palo del calcio Brusaporto, vicinissimo al vantaggio, sarà ancora calcio d'angolo. Mamma mia che tiro di Zambelli, palo, non c'era arrivato Rota, ancora una volta vicino al vantaggio Brusaporto, questa volta al minuto numero 15 sarà calcio d'angolo. Zaccariello alla battuta, vicino anche Forlani. Sei a saltare, fra cui le due torri difensive, Michele Suardi. Serve corto Zaccariello a Forlani. Socna, il cross in mezzo di Socna, però deviato da Sanseverino. Birbeni, cross in mezzo di Birbeni, nella zona di Alberti, anticipato però da Sec. Occhio perché c'è ancora Forlani, tiro deviato, può ripartire il Villavalle. Con Lesciai, occhio però perché c'è Sec che arriva come un treno, bravissimo Socna a recuperare il pallone, vediamo se Berbeni riesce a tenere in campo il pallone, è arrivato anche Socna a dare una mano, però palla in fallo laterale, sarà quindi rimessa laterale per la squadra ospite. Ricomincia il Villavalle con Guidelli. Lesciai, marcatura Socna. Palla lunga a cercare Meritato, ma recupera palla presa a porto e Zaccariello mette in moto Tirelli. Tirelli può puntare in mezzo a Alberti, brutto fallo ai danni di Tirelli e c'è la munizione a Del Carro. Se si lamenta anche qualche giocatore presa a porto, voleva l'espulsione. Era partito Tirelli tutto solo in mezzo, era pronto per un tap-in vincente Alberti. Grande azione per il Brusaporto. Del Carro spreca bene il cartellino giallo. Sarà quindi calcio di punizione per il Brusa. Del Carro un classe 93. 6 partite, un gol. Questa è la sua terza munizione. Lui è un ex Caravaggio e Virtus Cesarano Bergamo. Sul punto di battuta Furlani. Anzi, va via Forlani, rimane solo Alberti. Tenterà il tiro, il Toro. Ne piazza
4 in barriera, rota a saltare eventualmente per il Brusaporto, Tirelli, Siciliano, Zambelli, Suardi e Tirelli, e scusate, anche Forlani. Due in fase difensiva, Berbeni e Socna. Conte, passi Alberti. Fischia l'arbitro. Parte la rincorsa di Alberti. Il tiro sopra la barriera. C'è rota. Bravo il portiere Via La Valle. In questa presa abbastanza bassa. E ricomincia subito il Villa Valle de Luesciai. Vicino Guidelli. Cambio gioco nella zona di Paris. Meic. Del Carro. Leschai. Vicino anche Kulferai. Rischia molto Leschai. Sec. Ora Colferai che può puntare Siciliano, Colferai contro Siciliano, arriva a dare una mano anche Socna, Guidelli il tiro da lontano, c'è Aceti che in due tempi riesce a recuperare questo pallone, non vuole una ripartenza veloce. Villa Valle, ricordiamo, il suo modulo è un 4-3-2-1 che a volte diventa un 4-3-1-2 o un 4-3-3. Rimessa tra intanto per il Brusaporto, sarà affidata a Berbeni. Zaccariello, libero anche Siciliano. Zaccariello, serve il numero, proprio il numero del Brusaporto, rischia molto Siciliano, recupera palla Guidelli, lascia andare l'arbitro, anzi no, perché poi il fallo al Villa Valle e ammonisce Zaccariello. Ha sbagliato Siciliano in questo caso con il passaggio. Si lamenta Carobbio con il suo numero 2. Ancora terra Guidelli. Ricordiamo arbitra il signor Vittorio Branzoni di Mestre. Assistenti Gatto di Collegno, Savassa di Bra. Ne approfittiamo per andare a vedere le panchine delle due squadre. Il Villa Valle in panchina a disposizione di Amadeo Magnone, Brandini, Danesi, Fattori, Perrotti, Vitali, Governatori, Torri, Gualdi e Castelli. Cosa porta andremo a dire nel secondo momento perché è tutto pronto per far ricominciare il gioco. Guidelli. Paris. Vicino Leuschai. Va Paris per poi servire Colferai che può puntare il cross in mezzo al numero 11 al Villa Valle. Bravo Suardi a intercettare il pallone. Reclamano un calcio di rigore i giocatori del Villa Valle. Nulla per l'arbitro e anche per me da questa distanza. Non ho visto nessun tipo di tocco di mani. Riparte il Villa Valle con Luesciai. Colpelai, sec. Ancora Luesciai. Vicino anche Paris. Cambio di gioco verso Del Carro. Cross in mezzo del Carro. Aveva messo in moto Maritato, ma sarà la palla invece finisce sulle mani Aceti. Porta il pallone Aceti. Berbeni. Micheli. Palla lunga di Micheli nella zona di Tirelli. Può puntare Tirelli. Ancora Tirelli. Sbaglia per squadre, però sbaglia poi il passaggio. Può ripartire il Villa Valle con Colferai. Paris. Guidelli. Occhio però perché il Villa Valle si propone anche sulla otte di destra. Meic. Del Carro. San Severino. Palla a cercare Sec. In marcatura Socna. Colferai. Sovrapposizione Leschai, palla tra le linee a cercare Socna, bravo Aceti a recuperare il pallone, si è preso un grandissimo rischio la difesa giallo e blu. Riparte subito il Brusaporto però con Berbeni, Micheli, Aceti. Il cronometro segna 22:45, è andato quindi un quarto di gara. Siamo a metà primo tempo con
due azioni principalmente, tutte e due al Brusaporto, una con Zambelli e l'altra con Socna e Alberti. Il Brusaporto nel frattempo manovra il pallone, Suardi, Zaccariello, rischia molto Zaccariello perché era in agguato, è maritato. Berbenni, Alberti, Amuro verso Tirelli, Tirelli, un tiro cross che finisce nelle mani di Rota. Aveva visto lui Schwein, ma era pronto in uscire in copertura Socna, quindi serve col Ferrai. Bravo siciliano a tenerlo e non farlo andare oltre la metà campo. Guidelli, intercetta il pallone Forlani. Tirelli, Berbenni, Micheli, vicino Suardi e Aceti, preferisce siciliano, appena sopra di lui Socna. Vogliamo un movimento di Zaccariello siciliano, ma poi torna Suardi, Micheli, rischia molto il numero 6 preso a porto, Suardi, Aceti, Zaccariello, rischia tantissimo Zaccariello perché c'è in agguato per recuperare il pallone Meic. Contro Suardi, bravo Suardi, prima Guidelli, vicino Meic, Socna recupera il pallone, ma la palla è uscita, rimessa a terra per il Villavalle, si incaricherà della battuta lui Schwein. Si alza anche nella linea offensiva col Ferrai, Sec, ancora palla a cercare le Schwein, intercetta Socna, che vuole andare via via, recupera palla Sec, però Sec può puntare, vicino a lui San Severino, servito. Bel suau, palla a cercare del carro, però la palla è uscita, rimessa a terra per il Brusaporto. Alla battuta, chi se non Lorenzo Berbenni. Alberti, stop di coscia, guadagna il fallo. Però un buon lavoro anche di sacrificio per Alberti, con lavoro a spalle alla porta, due falli già guadagnati. Questo è un in precedenza, molto simili per far rifiatare la sua squadra e per far salire anche i giocatori. Palla di Berbenni a cercare Tirelli. Può puntare Tirelli, Tirelli contro Del Carro. Va verso il fondo Tirelli, rientra il cross in mezzo a cercare Alberti. C'è il palo del calcio Brusaporto, il secondo palo. Occhio perché c'è ancora il Brusaporto con Socna. Verso il fondo Socna, il tiro e c'è il gol del calcio Brusaporto con Forlani. Il Brusaporto lo sblocca al 25esimo con un super gol di Forlani, un gol di tacco. Brusaporto la sblocca, il Brusaporto è in vantaggio con Alberto Forlani. Tacco del numero 8. C'era anche prima il tiro di Alberti, preso palo, Forlani si ripresenta e fa gol. 1-0 Brusaporto, grandissimo gol di Forlani. La sblocca quindi il calcio Brusaporto, come penso che avete capito, grandissima anche l'esultanza del comunale. Quindi si ricomincerà con il vantaggio del calcio Brusaporto e il suo quarto gol per Forlani in questa stagione. Grandissimi numeri per lui. Ricomincia il match, Brusaporto 1, Villavalle 0, gol di Forlani. Sec, Lishuai, Guidelli, San Severino, maritato, perde il pallone, Berbenni, va via dalla marcatura di Messuau, però perde il pallone, anche però perché può attaccare il Villavalle con San Severino, palla a cercare Sec, c'è Aceti. Bravo il Brusaporto in questa occasione a difendersi bene e a coprire le linee di passaggio che hanno portato alla squadra ospite a sbagliare. Pallunga di Aceti, la spizza Forlani, interviene però lo Schwein, occhio però perché può attaccare il Villavalle con Guidelli. Maritato contro Micheli, anticipato il giocatore del Villavalle, occhio perché cade a terra l'assistente di gara in un contrasto con Micheli. Fallo per la squadra ospite con Melsuau. Tutto ok però per l'assistente. Sarà quindi calcio di punizione per il Villavalle sul punto di battuta Guidelli. In 5 a saltare per la squadra ospite, fra cui Sec, Colferai, Paris,
del carro e anche Make. Si fa vedere anche tra le linee San Severino. Cross in mezzo di Guidelli. La lasciano sfilare tutti. La palla finisce nei piedi col Ferrai. Cross in mezzo deviato da Forlani. Allontana il pallone il Brusaporto che può ripartire ora con Tirelli. Bravo a recuperare il pallone Melsuau. Bravo ancora Zambelli. Calcio di punizione per il Brusaporto. Ammonizione per Melsuau. Il secondo ammonito per il Villa Valle. Dopo anche il Carro invece per il Brusaporto. Solo un'ammonizione ai danni di Zaccariello. Si sta alzando anche il nervosismo in campo. Pronto alla battuta del calcio di punizione su Hardy. Ricomincia da Berbenni. Micheli. Su Hardy. Tanto pronto un cambio per il Villa Valle. Forse qualche infortunio per la squadra ospite. Attacca però il Brusaporto nel frattempo. Micheli. Cambio gioco di Micheli a cercare Sokna. Anticipato col Ferrai. C'è fuori gioco però per l'assistente di gara. Il cambio sarà subito. Quindi subito un primo cambio per il Villa Valle. Dopo 29 minuti del primo tempo. Esce, presumo per infortunio, maritato. Ed è Marco Castelli. Tra Marco Castelli reduce da 4 gol però in questa stagione. 6 partite per lui, una munizione come nota di demerito. È un ex di Axis, Zola e Tritium. Riparte il Villa Valle con l'intervento di Micheli. Sokna, vicino siciliano. Rischia molto siciliano con questo passaggio per vie orizzontali. Berbenni, Tirelli, ancora Berbenni. Va via Berbenni dalla marcatura di San Severino e c'è l'ennesimo giallo per il Villa Valle Dani, questa volta del numero 10, Giulio San Severino. Sala 4, la lista dei cattivi in questa partita. Quindi sarà calcio di punizione per il Brusaporto. Pronto, Berbenni alla battuta. È libero siciliano sulla destra. L'ha visto Berbenni. Ma gioca corto da Forlani. Palla lunga a cercare Tirelli che la spizza verso Alberti. Bravo a recuperare il pallone Paris. Poi allontana il Villa Valle. Ancora il Brusaporto però con Berbenni. Ora Zaccariello cerca di servire Alberti. C'è fallo però per il calcio Brusaporto. Non era Zaccariello ma Tirelli. Bravo quindi il numero 10 è Brusaporto. Versi questo calcio di punizione. Sarà una buona azione da sfruttare bene per i giallo e blu. In due sul punto di battuta Forlani e Zaccariello. Tanto pronto un altro cambio per il Villa Valle. Sprecherà già il secondo cambio dopo il primo tempo. Ricordiamo, tanto cross in mezzo di Zaccariello verso Alberti e Scerota. Sto dicendo, ricordiamo che in pochissimi minuti fa, 2 minuti fa, un altro cambio. Fuori Maritato e dentro Castelli. Ciao. Terro. Mage. Ricomincia da Paris. Ora Lushuai. Guidelli. Culferai contro siciliano. Si fa vedere tra le linee sec. Appena sopra anche Castelli. Servito. Interviene Suardi. Bravo. Uscire anche Aceti. In realtà Suardi non ha proprio toccato il numero 30 del Villa Valle. Si è lasciato cadere Castelli. Aceti. Furlani, stop. Palla lunga a mettere in moto Tirelli contro Melsuau. Si guadagna comunque una rimessa laterale il numero 10 del Brusaporto. Eccolo il secondo cambio del Villa Valle. Fuori Melsuau e dentro Torri. Quindi fuori il numero 2, dentro il numero 21. Torri, un ragazzo giovanissimo, classe 2005.
Sarri rimessa terrare per il Brusaporto. Tirelli, non precisissimo il suo controllo. Verbenny, Zaccariello, cross in mezzo dove c'è Sokna. Riesce ad agganciare il pallone. Bravissimo Sokna a guadagnare un calcio d'angolo che sarà affidato ovviamente a Zaccariello e a Forlani. A saltare i soliti sei, Micheli, Suardi, Alberti, Siciliano, Zambelli e Tirelli. In fase difensiva, Sokna e Be A saltare i soliti sei, Micheli, Suardi, Alberti, Siciliano, Zambelli e Tirelli. In fase difensiva, Sokna e Berbenny. Aceti più o meno a centrocampo. Ancora lo scambio tra Forlani e Zaccariello. Sokna. Cross in mezzo di Sokna, tiro cross, rota in due tempi. Riesce a recuperare il pallone. Non vuole una ripartenza veloce. Ricomincia l'Ushuaia. San Severino, anzi no, Guidelli. Porta il pallone Guidelli. Maretta, scusate, Zambelli. Scusate, abbiamo sbagliato Castelli. Sbaglia l'apertura. Rimessa a tre per il Brusaporto. Pronto Berbenny alla battuta. Tirelli, bravo a recuperare il pallone e guadagnarsi la rimessa laterale. Bravo Del Carro in chiusura. Sul numero 10 al calcio Brusaporto. Berbenny, serve Alberti. Zambelli. Mette in moto Tirelli. Tirelli contro Colferai. Però c'è fallo. Il Villavalle ai danni di Colferai che si è spostato dall'out di sinistra all'out di destra. Si affiderà. Ah no, la palla uscita. Ecco, mi sembrava fallo. Si incarica quindi della rimessa laterale Francesco Del Carro, uno dei tre ammoniti del Villavalle. Fallo ancora per il Villavalle. Questa volta però ai danni del neoentrato Torri. Ricomincia subito il Villavalle con Guidelli. Tutto libero sulla sinistra, secca. Torri. Paris. L'Ushuaia. Secca. Sovrapposizione di L'Ushuaia. Guidelli. Facciamo vedere ancora una volta L'Ushuaia. Guidelli va via da uno. Dall'altro no. C'è San Severino. Del Carro. Palla tra le linee a cercare Torri, troppo lunga, sarà rinvio al fondo per il Brusaporto con Aceti. Pronto Michele, la battuta di questo rinvio. Berbenny, Alberti, sbaglia l'apertura verso Tirelli. Ricomincia il Villavalle con un possesso palla. Tanto andiamo a vedere i risultati degli altri campi. L'Arconatese vince 1-0 in casa del Sona, 2-0 per la Caronnese in casa del Desenzano Calvina, poi 0-0 per Città di Varese e Breno, come Folgore Caratese Varesina. Stesso risultato anche per Lumezzane Seregno, 1-1 Ponte San Pietro e Alcalepina, 0-0 Sporting Francescorta Casatese e Virtus Cesarano Bergamo Alcione. Si riprende la rimessa tra il Villavalle Castelli. Palla a cercare San Severino. Occhio però perché può attaccare il Villavalle con Castelli. Si fa vedere Torri. Bravo Siciliano a recuperare il pallone. Allontana Zambelli. Alberti la controlla e guadagna fallo. Reclamano un cartellino giallo dalle tribune del comunale. Bravissimo Alberti a fare il suo lavoro da spalle alla porta. Zaccariello, Siciliano, ancora Zaccariello, Alberti la spizza, Sokna, cross in mezzo di Sokna, sul secondo palo arrivava Tirelli, palla troppo lunga, sarà quindi rimessa tra le per il Villavalle, 37-30, calcio Brusaporto 1, Villavalle 0, gol, ricordiamo, di Forlani. Ricomincia il Villavalle, con Del Carro, perde il pallone, bravo Tirelli nel recupero. Per Benny, anzi no, perché c'è ancora il Villavalle con Torri.
Va via dalla marcatura di Suardi. Bravo però Suardi a guadagnare la rimessa laterale. Rimessa laterale affidata a Berbenni. Rimessa porto comunque per tenere il vantaggio in fase offensiva in panchina. Sono uomini abbastanza molto importanti come Baggetta e Granillo in primis, anche Mento. Calcio di punizione per il Villavalle che giocano veloce verso Paris. L'Ushuaia, sec sulla sinistra. Regala il pallone però l'Ushuaia al Brusaporto, la perde però Zaccariello, ancora l'Ushuaia contro Schigliano, va via dal numero 2 del Brusaporto. L'Ushuaia il cross in mezzo, arriva sul secondo pallo del carro San Severino, frega il pallone al numero 44, ancora Villavalle con Make. Sec, l'Ushuaia, ancora Sec, so che ne ha evidente la sua tirata di maglia. Cross in mezzo di Rishuai, nel secondo palo c'è Colfirai che anticipa Berbenni, occhio però perché c'è l'autogol del Brusaporto, anzi no, c'è il gol di Torri, pareggio quindi per il Villavalle con il neo entrato Alessandro Torri, classe 2005. Palla carambola che finisce in porta, non ho visto se è gol o gol, comunque il 39esimo, calcio Brusaporto 1, Villavalle 1, gol di Alessandro Torri. Non deve staccare la spina Brusaporto ora. Deve provare comunque ad attaccare e a cercare il vantaggio. Ricordiamo che il Villavalle ha già sprecato due cambi. Questo potrebbe essere un fattore nel finale. Magari quando Brusaporto potrà mettere più forze fresche. Il Villavalle no. Ricomincia il match in questo istante con il possesso palla giallo e blu con Berbenni. Palla subito lunga a cercare Alberti. Alberti contro l'Ushuaia. Bravo l'Ushuaia a tornare il pallone di testa. Guidelli. Lascia lì Zaccariello. Può ripartire il Villavalle con Guidelli. Palla a Castelli. Sovrapposizione di San Severino. San Severino. Il cross in mezzo deviato da Suardi. Ottima la marcatura. Ancora San Severino. Sec. Il cross in mezzo sul secondo palo a cercare Colferai. Fallo ai danni di Berbenni. Poi allontana il pallone del carro. Già munito del carro. Non dovrebbe prendersi questi rischi. Pronto Aceti alla battuta di questo calcio di punizione. Vicini Micheli e Suardi, ma preferisce il lancio lungo. Nella zona del centro-sinistra, presumiamo, dove ci sono le torri Alberti e Zambelli. Palla proprio a cercare Zambelli. Fallo però per il Villavalle ai danni del numero 28, Michele Paris. Richiamato anche Zambelli da Branzoni. Calcio di punizione per i giallorossi. Al Villavalle, pronto alla battuta Guidelli. Pallonga di Guidelli, stop di petto di Castelli, a spalle la porta, si gira, Make, vicino Guidelli, servito anche l'Ushuaia, tutto libero sulla destra, Colferai, vede tra le linee ancora una volta Castelli, San Severino, la lascia sfilare dove c'è Sec, Sec contro Siciliano, San Severino, l'Ushuaia. Cross in mezzo, numero 7 del Villavalle, allontana Suardi per un attimo, allontana del tutto Zaccariello, ancora Guidelli che cerca di andare via dalla marcatura, l'arbitro lascia andare il tiro del Villavalle con Make, ma la palla finisce alle stelle, dal fondo per il Brusaporto, quindi scusate, era andato del carro al tiro, non Make. A terra Guidelli per un colpo. Contro Forlani si ricomincerà, ricordiamo, dal rinvio dal fondo con Acedi. 2 minuti e mezzo allo scadere, vedremo se ci sarà il recupero e se sì di quanto. Si ritratta qualche giocatore del Brusaporto, fra cui Alberti e Tirelli.
ne approfittano anche per lacciarsi le scarpe siciliano. Ancora terra Guidelli. Si rialza ora Guidelli, lui è un classe 93, 5 partite giocate con questa 6, 2 munizioni, è un ex Avellino e Taranto, una delle sue più importanti squadre è proprio il Brusaporto. L'anno scorso una super stagione a disposizione di mister Carobbio, ricordiamo la favola Brusaporto nella stagione 21-22, arrivata fino ai playoff. Anche quest'anno, in queste prime 6 giornate, non si sta comportando affatto male come il Villavale. Tutte e due le squadre, 6 partite giocate, 10 punti per il Brusaporto, 3 vittorie, come per il Villavale, pareggio, 2 pareggi per il Brusaporto, come per il Villavale, una sconfitta, scusate, 2 sconfitte per il Brusaporto e un pareggio. Ricomincia il match. Siciliano si fa vedere Alberti Berbenni. Carobbio indica vieni avanti Zaccariello. Siciliano rischia molto il Brusaporto. Zaccariello non benissimo in queste fase finali di primo tempo. Lishwai Sec molto il Brusaporto. Zaccariello non benissimo in queste fase finali di primo tempo. Lishwai Sec contro Sokna, sovrapposizione di Lishwai. Guidelli porta palla numero 4 del Villavalle, la scodella verso Torri. Castelli, il tiro da lontano, palla larga, l'accompagna solo Aceti. Sarà l'invio dal fondo per il Monone Brusaporto. Alla battuta come al solito Micheli con lo scambio Micheli Aceti. Aceti. Berbenni. Tanto 3 minuti di recupero secondo il direttore di gara. Si giocherà quindi fino al 48esimo di questo primo tempo. Ricomincia il Villavalle con una rimessa laterale. Ora con Meic. Del Carro rota vicino alle Shuai, servito in pressione Sokna, allontana numero 7 il Villavalle. Suardi sbaglia il controllo, può ripartire il Villavalle con Colferai tutto solo, recupera Tirelli. Colferai contro Berbeni, cross in mezzo di Colferai, tiro cross, aveva impensierito Aceti perché era pronto in agguato anche San Severino, palla troppo lunga, sarà solo arrivo dal fondo. Mentre se ne va anche il primo minuto di recupero. Pronto Michele alla battuta di questo invio al fondo. Aceti. Berbenni. Ancora Micheli. Rischia molto, preso porta in fase di costruzione. Guadagna fallo Micheli. Un pestone di Meic. Pronto Berbenni alla battuta. Anzi no, la lascia Micheli per un lancio lungo. In realtà ci tradisce anche lui e ricomincia da Aceti. Palla lunga di Aceti nella zona di Alberti. Troppo lunga però, può ripartire quindi il Villavalle. Castelli, Guidelli apre ancora verso Castelli. Castelli contro Suardi. Arriva San Severino. Vicino anche Sec. Guidelli, Sec, ancora San Severino, vicino anche Lushuai. San Severino contro Suardi, il cross in mezzo, allontanato da Zaccariello, ancora Villavalle con Lushuai. Giro palla di Lushuai, Del Carro, cambio gioco nella zona di San Severino, anticipato da Suardi, che la mette in fallo laterale. Ultimi 40 secondi di questo primo tempo. Si incarica della battuta rimessa tra le Sec. Cross in mezzo di Lushuai a cercare Torri, allontana Suardi. Ed è del tutto Berbenni.
Bravo Alberti a servire Tirelli, poi perde il pallone, lo recupera col Ferrai. Palla a cercare Torri. Vicino a lui anche Eiche. Rimessa tra le per il Villavalle. Si incarica della battuta del carro. Meic allontana Zaccariello. Duplice fischio per il direttore di gara. Finisce qui il primo tempo di Brusaporto Villavalle. L'ha sbloccata il calcio Brusaporto con la rete di Forlani. Pareggia il Villavalle con il gol di Alessandro Torri. Tra l'altro è appena entrato. Due cambi già per il Valle. Le andiamo a ricordare fuori Melsau e Meritato. Dentro Torri e Castelli. Quattro gli ammoniti per ora per il Brusaporto. Zaccariello invece per il Villavalle. Del carro, poi ha ammonito Melsow che è appena uscito, ci è uscito in precedenza, e anche San Severino. Un saluto di Edoardo Musitelli. Ci rivediamo all'inizio del secondo tempo.
Un bentornati a tutti da Edoardo Musitelli. Ricordiamo, siamo allo stadio comunale di Brusaporto per la settima giornata del campionato di Serie D, Girone B. Oggi in campo Brusaporto-Villavalle, il risultato parrà sul 1-1 e ricomincia il secondo tempo con il possesso palla giallo e blu. Berbenni, palla lunga subito a cercare Alberti, che la spizza. Ancora Alberti, allontana poi la difesa del Villavalle con Danesi. A proposito, il Villavalle ha appena fatto un altro cambio. Dentro Danesi e fuori Colferai. Terzo cambio per la squadra ospite. Manovra al Brusaporto con Ben Brenni. Cross in mezzo deviato. Sarà rimessa laterale per i gialloblu. Alberti, di petto, Tirelli. Aspetta un momento di qualche suo compagno, deve dribblare anche l'arbitro. Micheli, rilancio lungo di Micheli, dove non c'è nessuno, sarà in via al fondo infatti per il Villavalle, che ricomincerà da Stefano Rota. I marcatori delle due squadre, ricordiamo, per il Brusaporto Forlani e per il Villavalle e il Alessandro Torri. Dopo 5 minuti al suo ingresso in campo, il giocatore numero 21 del Villavalle riesce a pareggiare i conti. Tutto accaduto nel primo tempo. Ricomincia il Villavalle con il suo possesso di palla. Palla a cercare Castelli, anticipato però da Micheli. Può ripartire il Brusa. Forlani, tutto libero Alberti. Stop di petto di Alberti. Alberti rientra, palla che rimane lì. Ancora Tirelli, tiro a giro deviato. Anzi no, non c'è la deviazione, sarà l'invio dal fondo per il Villavalle. Tanto l'arbitro va a richiamare Amadeo Magnone, l'allenatore del Villavalle. Ricordiamo, arbitro il signor Vittorio Branzoni di Mestre. Si ricomincerà dal rinvio lungo di Stefano Rota. Si attende perché un giocatore del Villavalle si sta lasciando le scarpe. Ed era Lushuai. Pronto Rota alla battuta di questo calcio di rinvio. Palla lunga sulla testa di Del Carro. Bravo Zaccaria a recuperare il pallone, ma ancora Villavalle con Castelli. Mette in movimento ancora una volta Torri. Bravo Suard a recuperare il pallone. Serve Berbenni. Palla lunga, deviazione, rimessa a terra, calcio a Brusaporto. Palla lunga di Berbenni. Alberti, con esperienza larga da siciliano, applausi dalla panchina di Brusaporto. Socna cerca di andare via, Socna dalla marcatura ed è bravo e guadagna anche fallo. Scintille anche tra Danesi e Socna, richiamati dall'arbitro. Ricordiamo Brusaporto-Villavalle, un derby sentitissimo da tutte e due le squadre. Si può capire anche dalla numerosa presenza di pubblico negli spalti. Calcio di punizione quindi per il Brusaporto, che ricomincerà da Suardi alla battuta. Vicino Micheli, o se vuole preferire un lancio lungo, verso Alberti. Ed è così, la spezza Alberti, accompagna Del Carro e recupera il pallone Rota. Guidelli vuole giocare veloce verso Secche, sbaglia l'apertura però al numero 4 della Villavalle, rimessa tra il calcio Brusaporto. Berbenni, vicino Forlani, palla lunga a cercare Alberti. Fa rimbalzare il pallone Alberti e poi perde la palla. Ripartenza per il Villavalle con Guidelli, appena sopra gli Ushuaie. Si mette in movimento anche Sec. Meic, Castelli, Sec, che può puntare. Cross in mezzo di Sec. Occhio, palla a cercare ancora Torri. Zambelli poi allontana verso Tirelli. Vediamo se riesce a tenerla in campo Tirelli. Contro Del Carro. Rimessa laterale per il Villavalle. Palla è andata a finire contro l'Aveo. Ricomincia subito il Villavalle con Forlani. Guidelli. Lushuaie.
San Severino. Occhio però perché attaccare ancora il Villavalle con Castelli. Allontana Siciliano. Vediamo se la tiene in campo Danesi. Ed è così. Il cross in mezzo numero 3 del Villavalle. Palla troppo lunga. Ma ci riesce ad arrivare in qualche modo Meice. Contro Berbenni. Sec. Cross in mezzo di Sec. Allontana Micheli. Non ci arriva Guidelli. Altro cross in mezzo di Del Carro. Fuori gioco nel frattempo per il calcio dai danni del Villavalle. Sarà quindi calcio di punizione per il Brusaporto. Pronto Aceti. A servire il pallone a qualche suo compagno. Vede Zaccariello. Ancora Aceti. Parte il pallone il numero 1 del Brusaporto. Lancio lungo, la spizza Forlani, si spintonano sia Parese che Alberti, poi forse Pestone, danni di Tirelli, un po' dolorante, ma ricomincia il Villavalle, ora con Parese, intercetta il pallone Zaccariello, scusate Tirelli va via verso il fondo, Alberti, il cross in mezzo è Alberti, però la palla è uscita, sarà quindi rinvio dal fondo per il Villavalle, rinvio affidato a Rota. Vedremo se il Brusaporto riuscirà a sbloccare questo match, magari con Granillo o Baggetta, due dei più importanti giocatori in panchina a livello offensivo. Occhio anche a Mento, a Pollonio, Di Vita, Consonni, Manny, Cortinove e Segenini. Per il Villavalle rimangono in panchina Brandini, Fattori, Perotti, Vitali, Governatori e Gualdi. Ancora due cambi per il Villavalle, tutti e cinque per il Brusaporto. Tanto Del Carro si dimentica che il pallone ce l'aveva tra i piedi. Sarà rimessa a terra per il Brusaporto. Rimessa affidata al numero 3. Affidata a Berbenni. Zaccariello. Ancora Berbenni. Ora Alberti. Berbenni. Rischia molto Brusaporto. Bravo Forlani a guadagnare questo calcio di punizione. Richiama l'arbitro Meic. Calcio di punizione affidato a Berbenni, Zaccariello, ancora Berbenni, Micheli, Zaccariello, palla a cercare Siciliano, rischia molto Siciliano, era pronto in agguato Danesi, quindi la lascia sfilare, sarà rimessa laterale per la squadra ospite. Palla lunga dove c'è Turri, intercetta però la palla a Siciliano, che va via dalla marcatura, vicino a lui è pronto Berbenni, servito Tirelli, vuole in 1-2 Berbenni, deve essere dentro il campo Tirelli, Zaccariello, Siciliano, ancora Tirelli, preferisce Zaccariello però, Socna, sbaglia lo stop Omar Socna, sarà rimessa a trarre per il Villavalle, si scalda tutta la panchina del Brusa, tranne Genini. Secondo portiere del calcio Brusaporto. Bravo Socca ad andare via dalla marcatura di Guidelli. Poi guadagna fallo. Calcio di posizione per il Brusaporto. Fallo di Lusciai. Gli ammoniti per il Villavalle. Ricordiamo sono Del Carro. Poi Malsuau, ma è già uscito. E l'ultimo che, l'altro che è rimasto in campo ammonito, San Severino. Calcio di punizione affidato ai soliti due, che sono Forlani e Zaccariello. Questa volta è in 5 a saltare per il Brusaporto. Cross in mezzo di Forlani, la zona di Micheli. Non ci arriva però il numero 6 del Brusaporto, può ripartire il Villavalle con San Severino. Ancora Micheli, che recupera il pallone. Tirelli. Cambio gioco di Tirelli a cercare Alberti. Salta Alberti, non riceve però il pallone. Bravo Siciliano a recuperarlo. Ancora Alberti. Va via dalla marcatura. Poi serve Berbenni. Cross in mezzo di Berbenni a cercare Socna. Anticipato però ancora Brusaporto con Siciliano. Socna. Cerca di andare via dalla marcatura. Bravissimo però Danesi a guadagnare anche la rimessa laterale per il Villavalle. E gioca veloce verso Turri. Anticipato da Suardi. Ancora Villavalle con Castelli. Guidelli. Sbaglia l'apertura Guidelli e recupera quindi la palla al Brusaporto. Zambelli,
Sbaglia anche lui l'apertura. Vediamo se la tiene in campo Danesi. Sì. Guidelli. Fallo inutile di Sokna. Calcio di punizione quindi per il Villa Valle. Si preparano due cambi per il Brusaporto. Porta palla Guidelli. Del Carro. Mace. Ancora Del Carro. Guidelli. Cambio gioco del numero 4 del Villa Valle. Nella zona di Danesi. Allontana Suardi di testa. Ancora Villa Valle però. Danesi cross in mezzo a cercare Castelli. Ottimo lo stop. C'è Sec. Bravo Tirelli a toccare il pallone. Ma ancora Villa Valle. Sempre con Sec. Meice. Ora Guidelli. Che apre verso Del Carro. Cross in mezzo al numero 44 al Villa Valle. Troppo lungo dove non c'è nessuno. Bravo però San Severino a tenere in campo il pallone. Cross in mezzo di Danesi. Allontana il pallone ancora una volta Micheli. Tanto forse fallo a Daniel Villa Valle. No, può ripartire quindi Brusaporto. Zaccariello. Bravo in scivolata Danesi. Paris. Guidelli. San Severino. Contro Siciliano. Ricomincia la Lesciai. Ancora Guidelli. Cross in mezzo a cercare Torri. Stop però in questo caso di Berbeni che cerca di andare di superare il numero 21 della Villa Valle ed è così. Tirelli vuole il fallo e se lo trova. Vediamo se saranno ora i due cambi del Brusaporto. Sì, penso proprio di sì. Pronti i primi due cambi anche per il Brusaporto. Vediamo chi uscirà dentro Curtinovis e Consonni. Dentro Curtinovis al posto di Zaccariello. Applausi di tutto il comunale. Tra l'altro già munito Zaccariello. Questo è il primo cambio Brusaporto. L'altro dentro Consonni. E fuori Siciliano. Questi due cambi del Brusaporto. Nessuno ha munito quindi in campo per i giallo e blu in questo secondo tempo per ora. Sarà calcio di punizione per i padroni di casa affidato a Berbeni. Forlani, ora c'è lui da play. Berbeni, Forlani. Curtinovis si è spostato a terzino destro, è il posto di Siciliano, cross in mezzo di Berbeni, la palla è fuori, quindi rimessa per il Brusaporto. Micheli, ancora Berbeni, Forlani, Zaccariello sulla destra, Curtinovis sulla destra, servito. Forlani, Berbeni. Cross in mezzo di Berbeni, deviato però, può ripartire il Villa Valle. Bravo Micheli a intervenire su Torri, ma c'è fallo per il Villa Valle. Quarto cambio pronto per il Villa Valle, mi sa che uscirà Sec, vediamo se è così. Appunto, fuori Sec e dentro Massimo Fattori. Quarto cambio per il Villa Valle. Baglie Sec, uno dei due ex del calcio Brusaporto. Questa è la scossa, questa è la scelta di Amadio Magnone per dare una scossa alla partita. La carica anche dei tifosi del Villa Valle giunti qua al comunale per il neo entrato Fattori. Fuori gioco e nel frattempo, mentre il Villa Valle aveva provato in un'azione offensiva. Dai, dai, Villa! Si incaricherà della battuta di... Si incaricherà della battuta il numero 5 Suardi. Pallonga di Suardi nella zona di Alberti che non ci arriva.
San Severino. Sbaglia lo stop. Forlani, Cortinovis. Rischia Cortinovis con la marcatura di San Severino. Poi vede Socna. La prolunga verso Alberti. Bravo Alberti a riservire il numero 11. La palla è uscita. Era un'ottima idea questa triangolazione con un 1-2. Socna, Alberti, Socna. Palla troppo lunga del numero 9. Rimessa laterale lunghissima a cercare Torri. Recupera palla però il blusa porto ora con Zambelli. La mette giù. Cortinovis. Verbenni. Si muove anche Tirelli. Vede però Forlani con Sonny, uno dei primi palloni in questa partita. Alberti. Apre verso con Sonny il cross in mezzo numero 13 del Brusa Porto. Nel secondo palo dove c'è Tirelli, vediamo se la tiene in campo. Sì. Vicino anche Berbenni. Servito. Può pensare al cross in numero 3 del Brusa Porto. Vede con Sonny tra le linee. Va verso il fondo con Sonny il cross in mezzo sul secondo palo. Non ci arriva Socna, sarà quindi rimessa laterale per il Villa Valle. Si incaricherà della battuta Danesi. Berbenni. Forlani. Ancora Berbenni. Con Sonny. Berbenni, vicino anche Forlani. Suardi rischia, però rivede ancora una volta Berbenni. Perde palla a Brusa Porto, la recupera con Sonny. Tirelli, ancora Berbenni. Forlani, cambio gioco verso Cortinovis. Non c'è fallo per il direttore di gara, quindi può ripartire il Villa Valle. Guidelli. Si fa vedere Castelli, ma è oltre la linea del fuorigioco. Make. Aspetta. Poi vedi, nella linea difensiva l'Ushuai. Porta il pallone numero 7 al Villa Valle. Fallo, secondo il direttore di gara, fallo di Socna. Sarà calcio di punizione quindi per il Villa Valle. Sul punto di battuta in tre San Severino, poi Guidelli e Luciuai. Si allontana San Severino. Guidelli o Luciuai? Mi sa che andrà una battuta il numero 7 del Villa Valle in due in barriera per il Brusa Porto. Sistema la barriera Ceti. Pronto a guidare la battuta. È uno schema di guida del Villa Valle. Bravo a Forlani allontanare. Un passaggio di guida non precisissimo verso Meic. E l'intenzione era poi di servirla a Torri, che non ci è arrivato e ha allontanato Forlani. Pronto alla battuta Fattore. Movimenti da parte di attaccante del Villa Valle. Torri contro Berbenni. Tocco di mano per il numero 21 del Villa Valle, quindi sarà calcio di punizione per il calcio Brusa Porto. Apre Berbenni. Sull'auto di destra verso Cortinovis. Zambelli. Socna. Bravo Socna, andare via dalla marcatura. Sbaglia poi il passaggio verso Alberti. Recupera il pallone Zambelli. Rimessa laterale per il Brusa Porto, ma rimane a terra ancora una volta Guidelli. C'è bisogno di intervento dello staff sanitario. Ricordiamo ancora un cambio per il Villa Valle. Vedremo se lo sfrutterà Amedeo Magnone. Sarà, ricordiamo, rimessa tra per il Brusa Porto. Si incarica della battuta Cortinovis.
Nel frattempo andiamo a vedere i risultati delle altre partite. L'Arconatese vince ancora 1-0 in casa contro il Sona, 2-0 per la Caronnese in casa contro il Calcio Desenzano, vince anche la Città di Varese in casa contro il Breno. La Folgore Caratese perde 1-0 contro la Varesina, vince 2-0 il Lumezzane contro il Seregno, 1-1 nel derby tra Ponte San Pietro e Real Calipina, 0-0 tra Sporting e Franciacorta e Casatese, vince 2-0 l'Alcione in casa della Virtus Cesarano Bergamo. Guidelli si rialza, ma è obbligato all'uscita, una botta alla testa per lui. Manca il fischio dell'arbitro che arriva in questo momento, può battere Curtinovis. Alberti, questo pare il pallone, ma gliela ruba Lisciuai. Micheli allontana. Ancora Denisi alla battuta. Nel frattempo è rientrato in campo Guidelli. Del Carro. Slot di destra, disponibile anche Fattori. Cambio gioco di Guidelli verso San Severino. Va via il San Severino per recuperare palla a Brusa Porto con Socna. Zambelli. Palla lunga di Zambelli a cercare Consonni. Buono lo stop di Consonni. Cerca di andare via da Paris. Arriva anche Curtinovis. Preferisce Forlani. Socna. La tiene in campo il numero 11 a Brusa Porto. Ancora Consonni. Curtinovis. Occhio però perché c'è il fuori gioco per il calcio a Brusa Porto. Era caduto, mi sembra, un'area di rigore anche con Sonny, quindi era un grandissimo rischio per la difesa del Villavalle. Proteste da parte sia di Paris che di Alberti. Calcio di punizione affidato a Lisciuai. Pronto alla battuta rota. La palla nella zona di Castelli. Allontana però Zambelli. Guidelli ricomincia il Villavalle. Palla che finisce verso Tirelli. Fallo per il Brusa Porto. Ai danni del numero 10, Tirelli. Intervento un po' troppo irruente di Meich. Calcio di punizione affidato a Micheli, richiamato dall'arbitro per il gioco troppo veloce. Pronto Micheli alla battuta. La palla finisce nei piedi di Aceti. Palla lunga di Aceti. Bravo Del Carro a recuperare il pallone, anche perché c'è Castelli. Castelli contro Suardi. Si può girare Castelli. Il tiro deviato da Suardi. Allontana poi Curtinovis. E occhio perché può esserci una ripartenza per il Brusa Porto. Un 4 contro 5 con Sonny. Va via con Sonny dalla marcatura Del Carro. Alberti può puntare. Alberti rientra. Il tiro di Alberti deviato. C'è ancora Socna però che rischia moltissimo, recupera palla Guidelli e guadagna anche fallo. Bravo il numero 4 del Villavalle a guadagnare questo prezioso fallo. Pronto un altro cambio per il Brusa Porto, pronto a fare il suo ingresso in campo Simone Menni, presumo al posto di Berbenni. Sarà prima di questa azione il cambio. Quindi dentro il numero 14 del Brusa Porto Simone Menni e fuori, come ben detto in precedenza, Lorenzo Berbenni. A livello tattico non cambia nulla per la squadra di casa. Tutto pronto per la battuta del calcio di punizione, pronto rota. Palla a cercare Castelli contro Zambelli, anticipa però il giocatore del Brusa Porto, Guidelli, perde palla numero 4 della del Villavalle, rischia molto anche Paris, rota,
la spizza Guidelli, Micheli, Curtinovis, palla che finisce nei piedi di Danesi, può puntare Danesi, Suardi, ancora Forlani, Manny, vicino a lui anche Tirelli, servito, ancora Manny, Forlani, gli chiama l'uomo tutto il comunale, poi sbaglia però l'apertura Forlani, rimessa tra l'aria per il Villavalle, sarà affidata a Danesi, Lishuai, Paris, Del Carro, Guidelli, apre verso Fattori, Del Carro, tutto libero, nel frattempo era tutto libero su lotte di sinistra, anche un altro giocatore per il Villavalle, ma recupera palla a Brusaporto con Consoni, ora Manny, cambio di gioco verso Curtinovis, Alberti, vicino anche con Sonny, preferisce Tirelli, può puntare Tirelli, Tirelli contro Danesi, con Sonny il cross in mezzo, la deviazione di Paris, sarà rimessa laterale per il calcio Brusaporto, gioca veloce Tirelli verso Manny, cross in mezzo di Manny, sbaglia però la sua apertura, sarà rinvio dal fondo per il Villavalle, si incaricherà della battuta chi se non Stefano Rota. La palla andrà nella zona di Torri e di Castelli, brutto però rinvio, recupera palla Alberti, bravo ad allontanare ancora una volta Fattori, vediamo se la tiene in campo, no, è calcio d'angolo. Socco, un occhio perché può battere molto vicino, pensava che era rimessa laterale Socna, ma in realtà è calcio d'angolo, si incaricherà della battuta Forlani, di solito lo scambio Forlani-Zaccariello andrà diretto invece in questo caso Forlani, data la mancanza in campo del numero 4. Parte Forlani, il cross in mezzo sul primo palo, allontana Rota, vediamo se Socna riesce a tenere in campo il pallone o si accontenta della rimessa laterale, si accontenta della rimessa laterale, ha rischiato anche dopo l'intervento di un giocatore del Villavalle, si rialza solo ora Socna. Pronto Curtinovis alla battuta. Palla a cercare Zambelli, allontana il Villavalle però. Castelli, Sanseverino, Torri, bravo Micheli nell'intercetto. La prolunga Curtinovis. Zambelli o Guidelli? Zambelli, ma la palla è uscita, quindi sarà rimessa tra le per il Villavalle. Pronta la battuta della rimessa laterale Danesi, rimessa lunghissima verso Del Carro, fallo di Alberti, ha rischiato il cartellino giallo, tanto pronto il quarto cambio per il Brusaporto, si sta preparando il numero 20 Alessandro Granillo, ricomincia veloce il Villavalle, ora con Del Carro, Lushuai, cambio gioco a cercare Fattori, ma c'è solo Manny. Rischia molto però il numero 4 del Brusaporto. Poi guadagna la rimessa laterale. Si incaricherà proprio lui, Simone Manny, alla battuta. Con Sonny, anche Alberti si fa vedere servito quest'ultimo. La lascia sfilare perché c'è Tirelli dietro. Tirelli. Aspetta un movimento di qualche suo compagno, bravo Tirelli a guadagnare il calcio di punizione, gioca veloce, Forlani, Curtinovis, ancora Forlani, con Sonny, rischia molto, cosa porta per ripartire ora il Villavalle con Castelli, Lishuai, occhio perché perci questa ripartenza, Torri tutto solo, rientra Micheli, il tiro di Torri deviato dal muro Micheli, occhio ancora però al Villavalle con Lishuai. Danesi,
Meice. Guidelli ha spazio per girarsi. Vicino ancora Meice. San Severino, bravo con Sonia a recuperare il pallone. Tirelli allunga il pallone verso Tirelli, cerca da fare da sponda Alberti e guadagna anche rimessa laterale segnalata da Branzoni. Sarà ora il cambio per il Brusaporto. Fuori il numero 11 Omar Sokna, dentro il numero 20 Alessandro Granillo. Buona la prestazione di Sokna. Un cambio sia per Carobbio che per Magnone. Ancora a disposizione Alberti, la spizza verso Tirelli, fallo ai danni di Alberti. Ha rischiato un po' la munizione in questo caso Fattori. Pronto Granillo alla battuta di questo calcio punizione. Inizia a saltare. Pronto Granillo. Cross in mezzo di Granillo. Allontana il Villavalle. Forlani, tiro deviato. C'è ancora il Brusaporto con Menni. Granillo. Cross in mezzo ancora di Granillo. Micheli la ributta in mezzo. Allontana Fattori. Occhio però perché si può creare un 3 contro 3. Bravo Granillo a intercettare il pallone di testa. Menni, cross in mezzo. E nella zona di Tirelli salta vuoto perché dietro di lui c'era Danesi. San Severino, buono lo stop. Poi cambia totalmente il gioco verso Fattori. Fattori contro Menni. Serve Mejec. Castelli, ancora Mejec. Guidelli, Fattori contro Menni, Del Carro, San Severino. San Severino aspetta ovviamente di qualche suo compagno, sono maglie bianche però, e quindi può recuperare il pallone il Brusaporto con Cortinovis, con Sonny. Forse un fallo per il giocatore del Brusaporto, secondo Branzoni non c'è nulla. Può ripartire Villavalle. Torri. Miece. Del Carro. Auto allunga il pallone. Menni. Di esperienza guadagna rimessa laterale. A terra. Un altro giocatore Villavalle. E mi sembra ancora Guidelli. Sì. È proprio ancora il numero 4 Francesco Guidelli. È già la terza volta Guidelli che rimane a terra. Non fortunatissima questa partita per lui. Infatti mi sa che Amedeo Magnone sprecherà ora il suo ultimo cambio proprio per sostituire il numero 4 Guidelli. Continuano invece il riscaldamento per il Brusaporto di Vita Baggetta, Mento e Apollonio. Si rialza Guidelli. Quindi fuori Guidelli e dentro al suo posto Francesco Governatori. Questa è l'ultima mossa per Magnone. Menni. Con Sonia, ancora Menni. Palla lunga verso Tirelli. Intercetta San Severino. Bravo Alberto a recuperare il pallone. E poi ancora Villavalle però con Paris. Ora Meice. Torri vicino a lui anche Pirotti che aveva tentato il tiro. Hanno sbagliato a esporre il cartellone luminare. È entrato Pirotti al non ai Governatori. Occhio proprio perché nel frattempo questa porta può attaccare Tirelli contro Del Carro. Bravo Del Carro a recuperare il pallone. Sarà quindi rimessa a trarre per il calcio Brusaporto.
Cross in mezzo a cercare Alberti. Forse c'è il calcio d'angolo secondo il comunale, ma non è così per l'arbitro. Sarà quindi rinvio dal fondo per Stefano Rota. Pronto la battuta, il numero uno del Villavalle. Rinvio nella zona di Del Carro. In due su con Sonny, che guadagna fallo. Rimane a terra il numero 15 a Brusaporto. Si rialza ora Alessandro Consonni. Pronto Micheli alla battuta. Deve far ripetere ancora una volta l'arbitro. Troppo veloce secondo lui la battuta. Ha mancato poi il fischio anche. Manny. Forlani. Cambia gioco verso Granillo. Non precisissimo il suo stop. Granillo contro Danesi. Ha segnalato un fallo dall'assistente, bravo Granillo a guadagnarsi questo calcio di punizione. Occhio che può creare qualcosa a Brusaporto con questa punizione. Vanno a saltare le torri difensive, vanno a saltare Suardi e Micheli. Pronto Granillo alla battuta, in sei a saltare, oltre Guglietti in precedenza anche Alberti, Zambelli, Cortinovis e Tirelli. Pronto Granillo alla battuta. Si fa vedere anche con Sonny vicino. Cross in mezzo di Granillo a cercare Micheli, allontana il Villavalle. Ancora Manny. Vicino Tirelli. Può puntare Manny. Va verso il fondo, il cross in mezzo deviato, poi ancora Suardi. Sbaglia però il tiro. Può ripartire il Villavalle. Torri contro con Sonny. Con Sonny da ultimo uomo. Bravo con Sonny che butta il pallone in rimessa laterale. Rimessa laterale affidata a Danesi. Leshuai. Palla lunga. Cortinovis. Ancora Cortinovis. Rischia molto il numero 10 del Brusaporto. Recupera palla Torri. Torri contro Cortinovis. Va via Torri. Bravo con Sonia a recuperare il pallone. Zambelli. Manny ha la 4 davanti a lui. Vicino anche Tirelli ora per Manny. Rientra Tirelli. Poi c'è con Sonny, ma c'è il fallo secondo Branzoni. Calcio di punizione quindi per il Villavalle. Occhio perché può giocare veloce, ma richiama anche il giocatore del Villavalle l'arbitro. Perrotti. San Severino. Castelli può puntare Micheli. Castelli recupera palla però Micheli con una grandissima esperienza. Vicino a lui Granillo. Micheli porta il pallone. Palla lunga a cercare una maglia bianca, ma c'è solo Rota. San Severino. Vicino Pares che viene servito. Ancora Villavalle però con Perrotti. Bravo con Sonny a recuperare il pallone, ma fallo ai danni di Perrotti in fase iniziale dell'azione. Meic. Perrotti. Palla lunga a cercare Manny che di petto la scarica al suo portiere. Aceti non preferisce una ripartenza veloce. Ricomincia dal basso. Manny. Tirelli aspetta un momento di qualche suo compagno. Forlani tutto libero, Cortinovi sulla destra, servito. Forlani libero, scusate, con Sonny libero, servito. Ora Forlani. Granillo, fallo ai danni del numero 20 del Brusaporto. Fallo di Danesi. Branzoni richiama proprio il numero 3 del Villavalle, non per il fallo, ma per allontanarsi dal punto di battuta.
Pronto, Granilla, alla battuta. I soliti sei a saltare. Vicino anche sempre con Sonny. Cross in mezzo di Granillo. Secondo palo allontana del carro. Può ripartire il Villa Valle, ma la palla va dove ci sono solo maglie bianche, fra cui quella di Manny. Granillo. Tutto libero con Sonny sulla destra. Aceti. Palla lunga di Aceti. Nella zona di Alberti, che allunga il pallone verso Zambelli. Forlani apre verso Cortinovis. Non precisissimo lo stop. Poi fallo di Granillo e danni di Danesi. E ammunizione proprio per il numero 20 del Brusaporto. Secondo ammonito in casa giallo e blu dopo Zaccariello. C'è bisogno dell'intervento dello staff sanitario però. Per lo stesso numero 20. Alessandro Granillo, lui è un classe 99, ex di Caravaggio, Valcalepio e tra l'altro proprio Villa Valle in Serie D. Questa è la sua 106esima partita, 9 gol e 8 assist. Due settimane fa, nell'amichevole infrasettimanale contro l'Atalanta, reduce da un grandissimo gol. E nella partita contro la Real Calepina, reduce anche da un assist. A servizio di Alberti. Ammonito in questo istante Granillo. Si potrà ripartire da un calcio di punizione sempre per il Villa Valle. Pronta la battuta il numero 7 Lesciai. Palla lunga, bravo del caro a saltare, allontana Zambelli, ancora Brusaporto con Tirelli, recuperato da San Severino, che guadagna fallo. Perrotti, contro con Sonny, bravo Forlani a allontanare il pallone, Campanile di Lesciai, Zambelli la tocca, Alberti. Lancia Tirelli. Tirelli contro Pares. Bravo Tirelli a recuperare il pallone. Può puntare Tirelli. Cross in mezzo dove non c'è nessuno però. Occhio però perché recupera Alberti. Non c'è fallo secondo l'arbitro. Lo reclamano tutto il comunale. Forse un rigore non dato a Brusaporto. Si lamenta anche Alberti. Va proprio lui dall'arbitro a lamentarsi. E ora si arrabbia proprio tutto il comunale. E si arrabbia Alberti. Lo tranquillizza Zambelli. A mio parere a rigore. Rimessa a terra quindi per il Villa Valle. Pronto alla battuta per Rotti. No, scusate, del carro. Si deve allacciare le scarpe però al numero 44 del Villa Valle, quindi si alza la polemica al comunale. San Severino. Palla lunga, guadagna fallo Zambelli con il contatto con Meich. Si incaricherà Michili della battuta. Palla lunga di Michili nella zona di Alberti, strattonato da Paris. Tirelli. Fallo per il Brusaporto e si lamenta la sponda del pubblico del Villa Valle. Si incaricherà della battuta sia con Sonny che Granillo. E ancora qualche scintilla tra i giocatori. E ancora colloquio sia Granillo che Alberti con Branzoni. Richiamato il numero 9 del Brusaporto. Il San Severino si lamenta. Sei a saltare per il Brusaporto, la battuta Granillo, vicino anche Manny, ultimo uomo con Sonny, al limite dell'area Forlani. Pronto Granillo, si deve staccare San Severino dalla barriera. Parte Granillo sul secondo palo, esce rota. Occhio bravo perché può ripartire il Villa Valle, ma la palla è in fallo laterale.
Pronto Cortina, messa la battuta, rimessa laterale. Palla lunga a cercare Alberti. Salta prima le Shoai. Granillo, tocco di mano per lui. Si lamenta Carobbio. Tanto 5 minuti di recupero. Secondo Branzoni si giocherà fino al 95esimo. Cambio gioco del Villavalle nella zona di fattore contro Menni. Micheli rischia tantissimo, però guadagna fallo. Andrà Menni alla battuta. Micheli. Con Sonny. Menni. Palla lunga a cercare Tirelli, ma c'è Fattori. Con Sonny in un primo momento, in un secondo Sanseverino. Fattori, tutto libero sulla destra per Rotti. Contro Menni, bravo Menni a intercettare il problema per un attimo. Ancora Villavalle però, con Fattori il cross in mezzo. Tiro di Castelli, la parata però di Aceti. Bravo il numero 1 Brusaporto a ipnotizzare il numero 30 del Villavalle. E ricomincia veloce Aceti, Suardi, Curtinovis. Palla lunga di Curtinovis verso Alberti, brutto fallo di Paris, Sadani di Alberti, e c'è la munizione al numero 28. Sesto ammonito in questa gara, 4 per il Villavalle, 2 per il Brusaporto. Calcio di punizione per la squadra di casa. Siamo al 91esimo e 30 secondi. 3 minuti e 30 ancora da giocare. Forse qualcosa in più, perché si sta perdendo un po' di tempo. Matterà Forlani la battuta. Andrà Forlani la battuta di questo calcio di punizione. Si allarga sulla destra Granillo. Sei ancora a saltare. È uno schema. Granillo. Può puntare. Verso il fondo Granillo, il cross in mezzo sul secondo palo, dove però non c'è nessuno. Sarà solo rinvio al fondo per il Villavalle. Rinvio dal fondo affidato a il portiere del Villavalle, che è Stefano Rota. Palla lunga nella zona di Del Carro. Anticipa con Sonny. Rilancia lungo Forlani. Fattori. Ora Del Carro. Sanseverino. Palla lunga. Esce Aceti. Bravo Aceti. Al limite dell'area sta facendo coi piedi. Poi ha lasciato sfilare la palla in area di rigore per poterla prendere con le mani. Curtinovis. Granillo. Zambelli. Sbaglia il passaggio per questo Curtinovis, ma c'è ancora il Brusaporto con Granillo. Brutto fallo ai danni di Granillo. E c'è il rosso diretto. Rosso diretto a Meic. E il Villavalle per 2 minuti sarà in 10. Lamentele da parte dei giocatori del Villavalle. Come per me, quello di prima mi sembrava rigore. Questo mi sembrava un semplice cartellino giallo. Scelta sbagliata per me. Quindi Villavalle in 10 per questi 2 minuti scarsi. Forse qualcosa in più da giocare. Finiti i cambi, ricordiamo il Villavalle. Carobbio ne ha solo uno ancora, ma penso che non lo sfrutterà. Si incarica della battuta Forlani. In area Tirelli, Micheli, Alberti, Curtinovis, Zambelli e Suardi. Sulla destra Granillo, sulla sinistra Menni. Manca il fischio dell'arbitro perché non ha ancora abbandonato del tutto il campo, che arriva solo ora. Menni può pensare al cross, il cross in mezzo di Menni, allontana però il Villavalle. Consonni, campanile di Consonni. Sbaglia lo stop, è fatto Riocca però, perché il Brusaporto può giocare veloce. Menni. Micheli, Suardi.
Forlani. Palla lunga di Forlani dove non c'è nessuno però. Suardi Otori, arriva prima Suardi. Forlani con Sonny. Manny libero sulla sinistra. Visto. Ancora Manny. Cross in mezzo di Manny. Palla troppo però su Rota. Che rilancia lungo nella zona di Castelli. Castelli o Micheli? La tocca a Castelli, ma poi la palla finisce nella mano del Brusaporto. 5-15 sul cronometro. Si è perso tantissimo, però penso che si arriverà fino quindi al 96esimo. Forlani. Sbaglia l'apertura Forlani verso Manny. La tiene in campo, ma c'è il triplice fischio. Finisce 1-1 il derby tra Brusaporto e Villa Valle con le reti tutte e due nel primo tempo. Per Forlani per il Brusaporto e per il Villa Valle invece Torri. Finisce qua la partita, brutto gesto alla fine di Perrotti che butta il pallone nella pista ciclabile nel comunale. Finisce qui questo match Brusaporto 1 Villa Valle 0. Grazie.